Ingredienti per due persone: 2 fette di vitello, 2 uova sode, 50 g di mortadella a fette, parmigiano reggiano, grana padano, sottilette e poi sugo al pomodoro. Stendete la fettina di carne su un tagliere. Poi mettete uno strato di mortadella, del formaggio, in questo caso ho messo una sottiletta ma potete mettere una spolverata di parmigiano reggiano, ed infine l'uovo sodo. Quindi arrotolate tutto intorno a quest'ultimo, così come sto facendo io. Poi chiudete accuratamente con degli stuzzicadenti. Avendo cura di non tirare troppo la carne, altrimenti cuocendo si romperà. Quindi dovete chiuderla lasciandola un po' lenta. Quando è pronto l'involtino, mettetelo a cuocere nel sugo o nel ragù. Per vedere come si fanno, guardate le mie lezioni numero 5 o numero 6. L'ho messo nel piatto e ora lo taglio e vi faccio vedere qual è l'aspetto finale. Ed eccolo qua. Buon appetito!